popolano il nostro mondo da milioni e milioni di anni. Appartengono al regno animale e rappresentano gli animali con il maggior numero di specie al mondo, contandone più di 900.000. Che cosa sono gli insetti? Quali sono le loro funzioni? Come hanno influenzato e come influenzano la vita degli uomini? Qual è il business che gira intorno a questi animali? Ma soprattutto, possono rappresentare una risorsa per il futuro? L'entomologia è la scienza che si occupa dello studio degli insetti. Quest'ultima non è altro che una branca della zoologia, una scienza ben più grande che si occupa dello studio di animali e protozoi. Questi ultimi però, sia zoologia che entomologia, fanno parte di una scienza ben più grande, quella della vita, ovvero la biologia. Ed è quindi imprescindibile parlare di entomologia senza fare un minimo accenno a quella che è la madre di tutte le scienze della vita, ovvero la biologia. E adesso capiremo il perché. La biologia è uno strumento importantissimo perché ci permette di dare un'interpretazione alla realtà che ci circonda e un ordine alle cose che vivono intorno a noi. E questo Linneo, il padre della moderna classificazione scientifica, lo sapeva bene. Infatti espresse un concetto importantissimo nel XVIII secolo, dicendo che quando si conosce una cosa bisogna assolutamente attribuire un nome a quella cosa, chiamarla per nome. Solo così si potrà evitare di perdere la conoscenza di quella stessa cosa. Quanto è vero e quanto è importante, soprattutto nel percorso che stiamo per intraprendere. Infatti, nell'immagine che vi propongo potete vedere una piramide capovolta entro la quale sono scritte le 10 categorie più utilizzate in tassonomia, ovvero quella branca della biologia sistematica che ha lo scopo di definire e raggruppare in gruppi omogenei gli organismi, quindi gli esseri viventi. Ci saranno dei criteri di giudizio per i quali gli organismi apparterranno ad una determinata categoria e non ad un'altra. E mano a mano che dalla base si scorre verso la punta della piramide, quindi dal dominio si passa al regno, poi al filum, al subfilum, eccetera, fino a giungere alla specie, le categorie si assottigliano e si fanno molto molto più severe. Quindi organismi che appartengono ad esempio ad uno stesso dominio, non è detto che poi apparterranno ad uno stesso regno. Organismi che però appartengono ad uno stesso regno sicuramente apparterranno allo stesso dominio. Un esempio lo possiamo fare con il genere specie. Ad esempio, prendendo il genere Pantera ha dentro di sé diverse tipologie di specie. Ad esempio abbiamo la Pantera specie Leo, il leone, la Pantera specie Tigris, la tigre, la Pantera specie Pardo, il leopardo. In questo caso, sia il leopardo che il leone che la tigre fanno parte del genere Pantera, eppure tutti e tre appartengono a specie differenti, Leo, Tigris e Pardo. Ma capiamo meglio il concetto appena esposto tramite degli appositi disegni. Infatti metteremo a confronto a livello tassonomico una pianta, come l'albero disegnato in questione, un uomo, come il ragazzo disegnato sul foglio, un ragno ed una coccinella. Tra le categorie tassonomiche analizzate prima, ne esiste una che riesce a raggruppare tutti gli insetti. Questa categoria tassonomica è la classe, e la classe in questione si chiama Insecta. Infatti, tutti gli organismi che appartengono alla classe degli Insecta possono essere considerati insetti, tutti gli altri non lo sono. Ma passiamo ad un esempio pratico che riesca a farci comprendere i concetti espressi prima. Infatti condurremo un'analisi tassonomica su una pianta, un essere umano, un ragno ed una coccinella. Il primo livello tassonomico visto è il dominio, quello più ampio e più generale. Si divide in esseri procarioti ed eucarioti. In questo caso tutti gli organismi in questione sono eucarioti, aventi una cellula di tipo eucariote. Il secondo livello tassonomico rimane più restrittivo. Infatti stiamo parlando del regno. Sul nostro pianeta sono presenti sei differenti regni, ed in questo caso ne vediamo rappresentati due, quello degli Animalia e quello delle piante. La pianta quindi appartiene ad un regno differente rispetto a quello dell'essere umano, del ragno e della coccinella, che invece condividono la stessa categoria di regno. E quindi sono più simili tra loro di non quanto sia la pianta che appartiene ad un regno differente. La terza categoria invece è il filum. In questo caso vedremo due differenti fila. Uno è quello degli artropoda,
l'altro è quello dei cordata. Infatti quello degli artropoda, in questo caso contiene ragno e coccinella. Quello dei cordata contiene l'essere umano, differente rispetto al ragno e coccinella e molto più simile ad altri mammiferi, sempre cordata appunto. Il quarto livello tassonomico è il subphylum, in questo caso vediamo in contrapposizione il ragno e la coccinella. Una è chelicerata ed un'altra è tracheata. E qui bisogna premettere un concetto di fondamentale importanza, ovvero una determinata categoria tassonomica è influenzata da tutte le categorie tassonomiche che la precedono. Ad esempio, un organismo appartenente al regno delle plante, come ad esempio può essere una pianta d'ulivo, apparterrà per forza di cose al dominio degli eucaria e mai potrà appartenere al dominio dei procarioti. Lo stesso vale ad esempio per i mammiferi. I mammiferi appartengono infatti alla classe dei mammalia. E per forza di cose, questa classe, la classe di mammalia, apparterrà al subphylum dei vertebrata, così come i vertebrata apparterranno per forza al phylum dei cordata, e così via. E quindi adesso capiremo come tra la coccinella ed il ragno solamente uno di questi due esemplari effettivamente farà parte della classe degli insecta, proprio perché questi due appartengono a due subfila differenti. E come potrete ben intuire dall'immagine che vi propongo, capirete come ad appartenere alla classe degli insecta è proprio la coccinella. Quest'ultima, infatti, rispetta tutte le categorie tassonomiche che precedono appunto la classe insecta. Infatti, essa è un'eucariota, animalia, artropoda, tracheata, vedremo tra poco come rispetterà anche la superclasse degli exapoda, e si definisce insecta. A differenza del ragno, che condivide il phylum degli artropoda così come tutti gli altri insetti. Tuttavia non condivide né il subphylum né la classe, infatti non appartiene alla classe degli insecta, così come non appartiene alla classe degli insecta neanche lo scorpione. Sia ragno che scorpione infatti appartengono ad una classe differente, quella degli aracnida. Una categoria che affronteremo in video successivi perché nonostante scorpione e ragno non appartengano alla categoria degli insetti, tuttavia rimangono comunque materiale di studio degli entomologi. Ma proseguiamo la nostra analisi tassonomica affrontando le categorie successive al subphylum, e lo facciamo iniziando dalla superclasse. La coccinella, così come tutti gli insetti, appartengono a questa superclasse attraverso il gruppo degli exapoda, che dal greco vuol dire letteralmente sei zampe. Questo sarà infatti il tratto peculiarizzante degli insetti, che allo stadio di maturità, chiamato anche immagine, presenteranno proprio sei zampe. Ed eccoci finalmente ad affrontare la categoria che discrimina il gruppo degli insetti e che permette di riconoscerli, la classe degli insecta. Successivamente alla classe degli insecta, che appunto raggruppa tutti gli insetti, vedremo delle categorie che andranno molto più nello specifico e nel dettaglio e che quindi prenderanno in analisi gli insetti e li raggrupperanno in categorie per le quali questi insetti si differenziano gli uni dagli altri. Ad esempio, la coccinella appartiene all'ordine dei coleoptera, così come il maggiolino. La farfalla, ad esempio, nonostante appunto sia un insetto esattamente come la coccinella, appartiene ad un altro ordine, non a quello dei coleoptera, ma bensì a quello dei lepidoptera. Infine, abbiamo tre ultime categorie, molto importanti e molto specifiche. La coccinella, infatti, appartiene alla famiglia delle coccinellide, al genere coccinella, e presenta ben oltre 5.000 specie differenti. In questo caso io ve ne ho portata una sola specie, ovvero la coccinella septem punctata, letteralmente dal latino septem, sette, punctata, punti, distinta infatti dai sette punti che le decorano le elitre, ovvero il dorso. Giunti alla fine della nostra analisi tassonomica, finalmente riusciamo a dare un nome agli insetti. Questi ultimi infatti non sono altro che un gruppo di animali appartenenti al phylum degli artropoda e alla classe degli insecta. Ed eccoci giunti alla prima tappa del nostro viaggio che abbiamo appena cominciato insieme. Oggi abbiamo scoperto chi sono effettivamente gli insetti. Nel prossimo video però scopriremo come sono fatti, ma soprattutto da quanto tempo popolano il nostro pianeta. Quali saranno i loro segreti? Lo scoprirete nel prossimo video e se avete dei suggerimenti, delle critiche, dei dubbi o delle domande, fateli pure nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.